San Bernardo 2018, Vauda Canavese, una delle feste più sentite di tutto il Basso Canavese, del Ciriacese. Stiamo volgendo al termine. Com'è andata questa edizione? Ma direi fino ad ora molto bene, nel senso che abbiamo avuto tre serate in cui c'è stato affollamento sia nello stand sia nella pista da ballo, con gente che proveniva non solo dai paesi limitrofi, ma un po' da, e non solo dalla nostra provincia, ma anche da altre province e anche da altre regioni. Mi ha colpito molto, per esempio, domenica un gruppo che arrivava da Torino e che appunto mi ha detto che loro amano comunque girare e visitare queste sagre, e insomma ci ha fatto piacere, nel senso che vengono valorizzate proprio perché vogliono trovare un qualcosa di tipico, gustare le tradizioni, i prodotti tipici e anche il paesaggio, perché dice uscire un attimo dal caos, no, della città, e trovarsi in questi bellissimi posti con tanta vegetazione, dice, è l'ideale. E quindi è stato un po' uno stimolo, no? Anzi, l'ha proprio espressamente detto, ad impegnarci a fare sempre meglio e a portare avanti, questa festa. Come ho detto, sono state tre giornate piene, perché non solo le serate ma anche i pomeriggi con giochi per i bambini. Anche oggi, per esempio, abbiamo avuto il gioco delle pignatte, ieri abbiamo fatto invece altri giochi di squadra e individuali. Che piacciono comunque sempre, anche giochi non solo del momento, ma anche giochi, per dire, del passato, ecco. E quindi ci fa piacere, insomma, che la popolazione partecipi. Sono momenti questi ricreativi ma anche aggregativi per i vaudesi, e anche un modo per valorizzare il nostro territorio. Questa festa è una festa organizzata interamente dalla Pro Loco, come dicevamo prima, già dal lontano 1996. Quanto è difficile portare sempre avanti queste tipologie di feste con le nuove normative attuali? È sempre più impegnativo, nel senso che comunque, e anche a livello economico, è logico, ti comporta un maggior numero di spese. Comunque, con impegno, buona volontà, ci si attiva e si cerca di adeguare padiglioni, insomma, tutte le strutture, uscite di emergenza, segnalazioni, quindi nuovi striscioni. Comunque si può fare, ecco, con un po' di impegno si fa. Prossimi appuntamenti della Pro Loco di Vauda? Al momento avremo poi, cioè al momento subito no, verso fine anno, quindi nel periodo natalizio, avremo poi di nuovo un concorso legato, sarebbe il Natale luminoso, quindi si invita sia la popolazione di Vauda Capoluogo che delle frazioni a creare questi angoli, possono essere angoli in giardino, luminosi, ma anche ho visto che c'è un ritorno alla tradizione del presepe, e quindi presepi anche originali, e in questi ultimi anni ne abbiamo visti parecchi, molto molto belli. Io vorrei ringraziare innanzitutto tutti i volontari, perché senza la loro preziosa collaborazione non si potrebbe portare avanti questo tipo di manifestazione. Tutti gli sponsor, che comunque con la pubblicità che fanno sui nostri opuscoli ci aiutano, e tutti i volontari dalla Croce Rossa e la Protezione Civile che hanno collaborato con noi per i parcheggi, per la viabilità, e anche l'amministrazione, insomma, che si è resa disponibile a darci la piazza, e soprattutto tutti i volontari anche della Pro Loco, ecco, che sono in primis quelli che portano avanti il tutto. Suddivisi, cioè si suddividono i compiti, chi porta avanti le iniziative qua del ballo, chi invece in cucina, e ognuno ha un po' il proprio ruolo. Comunque è un impegno non indifferente.
Quanti volontari si sono adoperati per la realizzazione di questa festa? Chi nei preparativi, chi durante la festa, cioè chi aiuta a montare, insomma tutta la gente che si alterna, diciamo, in queste 5 giornate, che saranno una 50, ecco. Poi è logico che non in modo costante, magari c'è chi si concentra nel montaggio, chi magari poi nei giorni della festa, chi serve ai tavoli, abbiamo gli addetti ballo, comunque una 50 di persone si alternano. La Proloco di Vauda è rinomata anche per organizzare gite per i suoi associati e per gli amici degli associati. Sì, 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 noi in genere organizziamo, proprio abbiamo delle mete stabilite già per i mercatini natalizi a dicembre, sempre, tutti gli anni, è molto richiesta, e poi per il carnevale. Abbiamo girato un po' tutti i carnevali e ci fa piacere. Una volta lo organizzavamo noi con il Palio dei Borghi e è comunque un'iniziativa molto impegnativa, adesso invece abbiamo iniziato ad andare a visitare gli altri carnevali, quindi sono 2 gite fisse oramai da anni che facciamo. Vi porto oggi un caloroso benvenuto a nome di tutta l'amministrazione comunale di Vauda Canavese, che si ritrova qui per la festa tradizionale di San Bernardo insieme alla comunità tutta. Sono molto orgoglioso di questa festa e mi sento quindi di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento, superando le tante difficoltà che oggi si incontrano nell'organizzazione di manifestazioni di questo tipo.